Io vado subito, la vedo ben informata, no, ha detto, sì, non ha detto, alla vicepresidente Todde. Allora, comunque c'è da dire una cosa, a prescindere da tutto quello che capiterà adesso, c'era stato qualcosa di fatto molto male, perché non è possibile arrivare a 15 o 19 miliardi di Ma crediti incagliati. in C'è realtà, una stortura forte, c'è ci andato sono male. temi, no, il decreto è nato benissimo, il tema invece è stato che si è intervenuti con più di 11 modifiche, non portando ovviamente a casa il risultato, quindi lasciando i crediti incagliati. Il decreto era stato scritto bene, tant'è che ha creato, io voglio sempre ricordarlo, il 6,7% del PIL ha contribuito nel 2021 e nel 2022 per effetto trascinamento al 3,9%. E quando io sento parlare, perché in questi giorni veramente si è fatta una campagna di demonizzazione che trovo vergognosa, parlando di numeri casuali relativamente a un ipotetico buco di bilancio che non esiste, perché questa è una cosa che va detta. Quando si parla di buco di bilancio, intanto bisogna ricordare a chi ascolta che un bilancio è dato, questa è proprio la lezione numero uno di un studente di ragioneria, da dare e avere. Quindi se si parla di investimenti si parla anche di effetti e di risultati. Se il governo Draghi ha avuto la possibilità di avere extragettito e se il governo Meloni ha avuto la possibilità di utilizzare dell'extragettito, è stato proprio per l'effetto che è stato No, provocato dal qui. PIL, ma io voglio dire una cosa, questi non sono dati del Movimento 5 Stelle, sono dati che ha dato Nomisma, ha dato l'Ordine dei Commercialisti, Cresme, ha dato, Censis. avete, Noi avete dato apriamo voi, adesso, daremo quindi da dati e andremo nel il punto dettaglio. sostanziale è, siamo partiti da un numero che è 110 miliardi che è finto, l'abbiamo visto poi in questi giorni successivi perché 110 miliardi è l'ammontare Di tutti i bonus sì, ma edilizi, tutti i è un bonus numero senza edilizio. significato, perché allora se devo andare a Beh, ora andremo nel calcolare dettaglio. un Mi buco di bilancio. finisce la puntata in 30 secondi, se no. Evitiamo di proseguire con i crediti d'imposta e blocchiamo gli sconti in fattura, poi si vede. Ma non si fa, non, la cosa importante è che intanto non si fa dando numeri a caso, dicendo delle bugie immense, parlando di Quali 110 sono le miliardi, bugie? parlando di 110 miliardi di buco dello Ho appena Stato, detto ma che la la cosa, cifra ma non, non, ho, io non ho parlato di 110 miliardi di io però buco. la cosa, me l'ha detto Giorgetti, e la cosa che voglio dire, l'ha detto pubblicamente, i 2000 euro in capo No, dei lei ha cittadini parlato di italiani spesa. non li Ha parlato di ho spesa, detti non di io. buco. Il No, buco lei è ha parlato di 37 buco di miliardi. bilancio, io ho sentito Direi che forse è il caso di Abbiamo il chiarire, no? sottosegretario Perché qua. sarebbe bene Secondo me la chiarire. responsabilità Allora io chiedo, delle. siamo Secondo tutte me la donne e cerchiamo facciamoci di parlare. La rispettare. responsabilità, Non si capisce a responsabilità casa. delle proprie affermazioni bisogna Appunto, prendersela. Quando si bisogna. parla di 2000 euro in capo a tutti i cittadini italiani, lo si fa scientemente, dando questi dati, Allora io dicendo che chiedo scusa. 110 miliardi sono No, è divisi chiaro, ha detto. 60 Allora milioni noi abbiamo euro, il cioè, è una sottosegretario responsabilità. al Ministero. Quindi la chiarezza con la quale abbiamo fatto un provvedimento importante che non è stato fatto né da un giorno Posso all'altro né aggiungere? nottetempo, ma Come no? eravamo certi che dovesse essere fatto e lo sapevamo praticamente tutti, era Io proprio no, nella certezza delle questo non è cose. Quello che accettabile, perché abbiamo non è tolto, così, non perché abbiamo non è tolto il così, è una superbonus, bugia. non abbiamo tolto i crediti edilizi, abbiamo tolto la possibilità di cedere quelli nuovi. Ricordiamo che tutti i crediti No, edilizi io in ho una essere domanda. verranno per miliardi e Finiamola a miliardi finire e continuamente poi, visto che però lei è redistribuiti. molto chiara, io però ho una No, domanda precisa. e poi voglio Visto, sentire la Presidente visto Brancati. che il ministro Giorgetti è stato ministro influente del governo Draghi, il governo Draghi ha presentato quattro documenti di bilancio, due DEF e una NADEF, che voglio ricordare sono i documenti ufficiali che vanno in Europa per certificare quelli che sono i conti pubblici italiani. Ha presentato 3 mesi fa una NADEF dove parlava, leggo testualmente, dei conti vanno bene, indebitamento netto è calato, Posso dire? Le imposte, le entrate tributarie sono salite del Todde, l'Eurostat, 14,7% e onorevole quello Todde, c'è contributivo è l'Eurostat. 7,8%. 3 mesi fa lui ci diceva che andava tutto bene, adesso ci dice che c'è un buco C'è il tema, buco nel bilancio. Ma di Il che problema, parliamo? scusate, possiamo spiegare agli Francesco, è spettatori? certo Possiamo, che lo spieghiamo in un modo semplice, Eurostat ha detto una perché cosa molto semplice, l'ho sentito io in audizione a Allora, Senato, non c'è debito sentiamo pubblico dato dai Francesco un bonus attimo e poi la pubblici. Presidente, perché la Presidente No, giustamente voleva bisognerebbe parlare. spiegare da cosa è dovuto Veramente. questo cambio di passo. Il cambio di passo è dovuto semplicemente al fatto che inizialmente l'Eurostat era
aveva classificato i crediti in un certo modo come non pagabili, quindi spalmabili nei pagamenti a rate, questo di fatto. Poi cos'è avvenuto? Successivamente ha cambiato idea l'Eurostat, aveva già avvertito che la precedente decisione aveva un carattere temporaneo e sarebbe stata affidata definitivamente all'Istat, però ha cambiato idea. Cambiando idea, quei debiti sono diventati pagabili, e cosa vuol dire? Necessariamente e immediatamente iscrivibili a bilancio. Quindi ci siamo trovati tutta questa massa di crediti enorme che non era calcolata. Probabilmente non aveva calcolata neanche i 5 Stelle, che erano il socio di maggioranza del governo precedente, se vogliamo proprio essere buoni e magnanimi. C'è però una contraddizione in termini. Intanto, se noi abbiamo fatto una norma con delle regole in corso, non abbiamo la sfera di cristallo e certo non possiamo pensare che le regole cambino successivamente. Questa è la seconda cosa. Si guardi bene la della La seconda cosa è che non è che c'è una disonestà intellettuale incredibile, perché il punto è, non è che c'è stato il governo Conte 2, poi non è successo nulla, Draghi non è esistito e adesso c'è questo governo. Però c'è stato un anno e mezzo. Io non accetto per lei. Disonestà intellettuale, mi sembra. Io noi non eravamo al governo, ma disonestà intellettuale sinceramente non l'accetto. Disonestà intellettuale. Perché siamo persone serie. Seriamente andremo a risolvere dei problemi che qualcun altro ha creato. Chiedo la regia di mandare demonizzare le cose. Di poter cedere. Il tema è che stanno facendo questo decreto fa fallire 25.000 imprese, lascia a casa 130.000 lavoratori. Sì, siamo in chiusura. Ma speriamo di no. Perché no, perché il bonus è speriamo di no. Perché bloccando le cose, cambiando ancora le regole in corso, saranno miliardi e miliardi nei prossimi mesi.